Anche oggi facciamo una ricetta molto veloce, 11-12 minuti, sono già partito col tempo con 12 minuti, penso che ci mettiamo un attimo di meno. Faremo salmerino, asparago croccante, insalata spadellata insieme a cedro. Molto veloce, molto fresco, già andiamo verso la primavera estate. Partiamo subito con salmerino, che andiamo a condire con sale e un po' di pepe. In questo caso prima il pepe, entrambi i lati. Sale. E andremo a fare una cottura sottovuoto, una cosa un po' nuova, diciamo a livello casalingo, ma una cosa fattibile tranquillamente a casa, per il semplice fatto che una macchina sottovuoto costa intorno ai 40-50 euro, quindi è una spesa che potremo permetterci un po' tutti per casa. Poi aggiungeremo anche del basilico, in questo caso, non troppo perché le erbe o le spezie tengono a coprire, e una fogliolina di menta e un po' di timo. Aggiungiamo anche una buccia di cedro. Potete anche usare il limone, non è nessun problema. Dato che ce l'abbiamo, ne soffriamo. Così nel sacchetto aggiungiamo il nostro olio d'oliva. Un po' quanto basta, ma saranno circa 3 cucchiai d'olio. Ok. E andiamo a metterlo sotto vuoto. La chiusura molto dolce. Vedete, dura pochi secondi. Apriamo e mettiamo il nostro pesce da parte. Continuiamo un attimo la chiusura, ma queste macchine saldano molto bene. Nel frattempo prendiamo un po' della nostra insalata verde, la strappiamo così, chiaramente l'abbiamo già precedentemente lavata, questo non ci serve più. Andiamo a tagliarla in modo grossolano e andremo a sbollentarla un paio di secondi in acqua leggermente salata. Alziamo la fiamma della nostra padella, mettiamo un filo d'olio, andiamo a tostare i nostri pinoli, basta così, e la nostra uvetta messa in ammollo con grappa dell'Alto Adige. Aspettiamo un attimo che si scaldi ancora per bene. Nel frattempo abbiamo messo l'insalata che adesso andremo a scolare, saranno passati un 4 secondi, a livello di tempo sono passati almeno 2 minuti e 50, quindi abbiamo ancora 9 minuti e 20 a disposizione. Ok, possiamo già aggiungere la nostra uvetta. Facciamo entrare la fiamma, facciamo evaporare. L'alcol è divampato, quindi ho solo l'aroma e non ho più la parte alcolica. Insieme a un po' di acqua di cottura salata andiamo ad aggiungerla al nostro sauté di pinoli e uvetta con grappa dell'Alto Adige. E per il pesce ci vorranno altri 4 minuti. Noi ci portiamo un attimo avanti così abbiamo più tempo per il piattamento. Mettiamo nel sacchetto e spegniamo l'acqua. Perché spegniamo l'acqua? Perché se il pesce dentro bollirebbe, abbiamo il problema che escirebbe la proteina e in questo caso il nostro pesce non sarebbe più bello vetrato, ma sarebbe secco. E non quello, è l'unica cosa che non vorremmo. Ok, sale e pepe. Insalatina ci servirà tiepida, quindi possiamo già toglierla. È un contorno un po' diverso che in cucina non c'è mai. Ok, questo possiamo già metterlo da parte. Quindi ripeto, padella calda dentro i pinoli, aggiunte la nostra uvetta messa in ammollo nella grappa Alto Adige, sfumato, fiammata, via l'alcol, dentro il pesce e spento l'acqua. Pastella. Il trucco della pastella è più fredda è l'acqua, più croccante diventa la pastella, soprattutto con l'acqua minerale che ha il CO2. Quindi aiuta a gonfiare il nostro impasto, o pastella in questo caso. Prenderemo un 3 cucchiai, in questo caso andiamo un po' a occhio, di come se fosse una pastella delle crepe. Quindi la consistenza deve essere questa, forse un pelo un po' più liquida, perché la star in questo piatto è l'asparago dell'Alto Adige e non è la pastella. Quindi dobbiamo fare una pastella abbastanza liquida, che avvolga l'asparago e non lo copra. Quindi facciamo la nostra pastella. E la facciamo riposare. Poi prendiamo i nostri due asparagi dell'Alto Adige. Trucco è Scottex o canovaccio bagnato sul tagliere, bacinella rivolta verso il basso e l'asparago si pela sempre dalla testa alla coda. La cosa importante è che l'ultima parte è sempre quella un po' più legnosa, quindi
la taglieremo una volta pelata. E qua abbiamo la cosa bella che possiamo appoggiarci e diamo sempre doppio giro, per il semplice fatto che siamo sicuri di non avere ancora della buccia o della fibra che fra i denti darebbe fastidio. Ok, mettilo qua intanto. Andiamo anche col secondo, anche se uno basterebbe in questo caso, perché faremo come un antipasto oppure un entrée. Asparago pelato, diamo una controllata. L'asparago fresco si vede quando è croccante e non è secco, e quando si pela fa come uno switch, no? Che sarebbe, si sente leggermente fischiettare, che non è sempre vero, però è sicuramente un segno per un asparago di qualità, come in questo caso quello dell'Alto Adige. Mettiamo via, non ci serve più, come in questo caso la buccia e lo scottex. Tagliamo via la parte legnosa, come dicevo prima, circa un 5 cm. Adesso va la nostra fantasia, o tagliamo dei rombi, in questo caso io farei così, tagliamo dei rombetti piccoli, le punte le teniamo da parte, le aggiungiamo alla nostra pastella, prendiamo una pinza, ci prendiamo un pezzo di scottex, dove andremo a asciugare nel nostro fritto, il fritto va sempre asciugato, anche se l'olio a temperatura, e qua avremo un olio tra i 170 e i 180, è talmente caldo, essendo farina di riso, assorbe molto poco olio, quindi avremo un fritto molto leggero. Mancano 5 minuti esatti e il salmerino lo toglieremo fra un minuto e vedrete che sarà perfettamente cotto, non crudo, ma vetrato, è la cosa principale. Immergiamo i nostri punti d'asparagi per un paio di secondi. Quindi abbiamo il soffice del pesce vetrato insieme all'insalata spadellata che dà comunque un tocco di freschezza, con la grappa sfumata, è una bella combinazione. Ok, mettiamo sempre il fritto sotto controllo. Nel frattempo prendiamo il nostro cedro, che fa sempre parte della famiglia degli agrumi, ma il vantaggio del cedro è che ha molta buccia interna bianca, però molto buona, nel senso che è molto fresca e non è amarognola. Questa è la cosa più importante e interessante del cedro. Con un occhio buttiamo sempre ai nostri asparagi, che infatti stanno friggendo alla meraviglia, potete vedere, e si sente anche, non è solo perché è acciaio, ma perché l'asparago così è perfettamente croccante. Se fosse un asparago di bassa qualità tirerebbe acqua e sarebbe molto amaro, però una volta che prendete gli asparagi Alto Adige, li provate, vedrete che mi darete ragione. Ok, il pesce possiamo già toglierlo, lo togliamo dall'acqua, lo facciamo leggermente stemperare intanto un secondo, il nostro piatto ce l'abbiamo già pronto, tagliamo via la prima parte che non si vede la polpa, appena veniamo la polpa come in questo caso faremo una dadolata, compreso il bianco, che sarà il tocco di freschezza per il nostro pesce. Abbiamo ancora 3 minuti 18, quindi siamo più che avanti con i tempi calcolati, quindi se io ci metto 11 voi a casa 12-13, ma la cucina non è improvvisazione, ma è cultura, e certe cose si devono anche fare con calma, è solo a far vedere come in pochi minuti veramente possiamo fare una cosa eccellente anche avendo poco tempo. Ok, partiamo con l'impiattamento della nostra insalata verde, in questo caso condita con pinoli, grappa dell'Alto Adige sfumata. Possiamo già impiattare. Mancano 2 minuti e 40, quindi siamo stra in tempo per impiattare. Un classico ring da cucina. Ok, sfiliamo il ring. Una cosa molto carina, che ve lo dico fra un istante, è la pelle. Quando andate nel vostro pescivendolo di fiducia, ve lo fate sfalettare e fatevi dare dietro anche la pelle, perché la pelle la potete tranquillamente essiccare in forno mettendoci un peso sopra a 170 gradi e vi uscirà questo. Una perfetta chips di salmerino, trasparente, croccante, chiaramente il pesce va squamato, ma quello ve lo fa già il pescivendolo in automatico. Mettiamo su il nostro pesce, come vedete non è uscita né la proteina, è soffice come un cuscino. Adagiamo sopra il nostro pesce, lo filetto di salmerino, mettiamo le nostre punte di asparagi Alto Adige in tempura croccante, infiliamo la nostra chips che ci farà sia da parte croccante sia da abbellimento.
Rifiniamo il nostro piatto col cedro, che dà la parte acida e un bel contrasto. Andiamo a chiudere tutto ripartendo dall'Asia, come siamo partiti con la tempura, ritornando in Alto Adige col nostro rapanello, che comunque dà una parte di piccantezza, a livello estetico è molto carino perché dà il rosso. Così ci sta anche su anche la chips. E andiamo a decorare il tutto con dell'erba oliva e una fogliolina truzzo. E chiudiamo con un buon bicchiere di pino bianco, chiaramente Alto Adige.